10 pagine che scrivo, in classe si sta zitti. Quanta assurda disciplina, in piedi in riga e dritti. È difficile adesso dare un'immagine organica, perché la nostra è un'esperienza giovane e quindi continuamente in trasformazione, continuamente in una fase di ascolto ma anche critica rispetto a determinate cose che magari vediamo hanno necessità di un aggiustamento. Partendo da quelli che sono i principi fondanti dell'educazione libertaria, ma non perché applichiamo un metodo, ma perché effettivamente nella prassi e nella pratica risultano essere le dimensioni più efficaci fondamentalmente per produrre poi una crescita, una conoscenza, uno star bene, e che sono appunto gli aspetti incidentali dell'apprendimento, probabilmente se ne è già parlato, comunque li metto come tre: l'aspetto assembleare, cioè il, che noi chiamiamo nella nostra scuola il cerchio, cioè il momento collettivo, decisionale, anche rituale, di scambio e di anche appunto autoregolamentazione, ma anche scelta di percorsi anche complessi, magari lunghi, a lunga scadenza, e la costruzione individuale di una sorta di curriculum. In tutto questo non va calato in una realtà, cioè adesso noi dobbiamo utilizzare queste tre cose, lo facciamo a priori, no, abbiamo fatto tantissime prove per vedere come rendere vivo tutto questo, rendere concreto, rendere anche non adultisticamente messo lì, cioè dice adesso devi scegliere tu cosa vuoi fare, io vado fuori a giocare, cioè se non so che esiste altro, anche se magari c'è quello che chiede, che fa, che briga, però c'è la necessità, c'è un impegno da parte dell'adulto nel trasmettere, nel traghettare tutta una serie di esperienze, e anche un dovere da parte dell'adulto di mettere a conoscenza, come dice appunto prima Giulio, no? Recitavate delle poesie in greco, ecco, è ovvio che questa è una passione, Giulio, che viene trasmessa perché dentro c'è il desiderio, il talento, la passione, l'interesse da parte dell'adulto, ma io non è che rimango passivo e non trasmetto perché deve essere il bambino a arrivare, quindi c'è tutta una dinamica, e questa è un po' per le domande che si facevano, come arrivare, nasce da una passione, nasce da un desiderio fondamentale dell'adulto, cioè senza il desiderio dell'adulto non c'è relazione, non c'è incontro. E quindi ognuno di noi porta la propria storia, come i bambini a loro volta portano la loro storia. Volevo, visto che avevo un video, delle robe, ma basta, siete tre ore che siete qua, e porto le parole dei bambini che sono tratte da una tesi di una ragazza che è venuta da noi un po' di volte e ha fatto un lavoro, cioè ci è stato utilissimo, perché questo sguardo esterno e questa descrizione di una nostra giornata noi non saremmo riusciti a farla meglio, sinceramente, perché dal di fuori proprio ci ha dato un feedback molto forte di una situazione estremamente dinamica, estremamente caotica ma ordinata, cioè questo è stato il suo feedback. Lei poi ha raccolto le parole dei bambini, cioè gli ha fatto delle domande, ha fatto delle interviste, anzi proprio loro conoscevano già lo strumento dell'intervista perché l'avevano praticata fra di loro, quindi sono stati entusiasti di farsi fare un'intervista e quindi hanno risposto alle varie domande. E intanto una prima cosa, no? Diceva Giulio rispetto alla, adesso ho fatto le orecchiette ma spero di trovare quello che volevo cercare, ecco, ci mettiamo, questa è una bambina di 6 anni, ci mettiamo tutti seduti nel salotto, ecco,
così mi aiuta a spiegare le cose. Noi siamo attualmente ospiti di due case contigue, di due famiglie che partecipano al progetto, che hanno messo a disposizione alcuni locali bellissimi, fra le altre cose perché è una casa in bioedilizia, pavimenti di legno, quindi ci permette di stare scalzi, di stare per terra, di poterci muovere liberamente. Siamo alla ricerca ovviamente di uno spazio idoneo, ma concordo appunto con Giulio nel che questo è un passo difficile, un passo complesso, proprio per evitare di mettersi in situazioni appunto di dipendenza da un ente locale che comporta poi una serie di controlli che in questo momento sperimentale appunto come diceva Giulio la piantina è giovane, insomma, e trapiantarla deve avere un luogo che sia anche simbolicamente, anche sia anche bello, che sia anche adatto a permettere questa dinamica, questo movimento dei bambini. E la difficoltà di lavorare con un ente è quella che comunque hanno una serie di anche di norme, cioè per noi non siamo a norma, ecco. Quindi questo è uno dei problemi, essere a norma significa dover togliere, dover dire di no a tutta una serie di istanze. Uno, però dall'altra parte stiamo lavorando in sinergia con altre associazioni del territorio per la richiesta di uno spazio da autogestire, perché riteniamo fondamentale questo rapporto con la cultura, con la realtà, quindi non l'isoletta felice o in casa chiusi dentro, ogni tanto andiamo al museo poi rientriamo, ma in una situazione continuamente di permeabile con l'esterno. E queste sono associazioni di circensi, associazioni di ciappinari, quindi di artigiani, associazioni di artisti, perché riteniamo che il bambino, riteniamo, cioè anche noi vogliamo stare immersi in quella che è una situazione dinamica, anche di transizione in un modo diverso di gestire la cultura, l'arte. E Davide una volta ha deciso di fare danza, io una volta ho deciso di fare tessuto, e questo invece è un bambino di 10 anni. L'assemblea è quando tutti si riuniscono, ci sono vari tipi di assemblea, ci sediamo lì nel salotto tutti in cerchio e parliamo di che cosa fare. E a volte prendiamo un foglio, noi facciamo delle proposte e poi decidiamo queste cose che vogliamo fare. E ancora, questa di David, appunto, questa famosa danza, che lui dice a un certo punto, io volevo fare danza, l'ho deciso e l'abbiamo fatto. Lo dice così spontaneamente a una persona che non conosce. E questo è stato un grosso feedback per noi, perché effettivamente ci siamo resi conto che questo aspetto decisionale, che sembrava tanto tanto anche da parte dei genitori, sì, ma non è che poi i bambini possono decidere tutto, è qualcosa, no, non si può.